Fare l'attore significa saper fare 20.000 cose. Basta. Una domanda di base: chi è Daniele Monterosi? Chi è? Domanda facile, facile. Sì. Sono un attore. Da attore accade questo: si ha un sacco di tempo libero, per quanto uno possa pensare, tra un lavoro e un altro, tra una produzione e un'altra. E quindi allora parallelamente ho fatto partire una serie di... cioè mi sono chiesto, ma cosa posso fare in questo tempo libero che mi ritrovo? E quindi ho fatto partire una serie di altre attività sempre parallele a quella che è la recitazione. E quindi sono anche appunto un regista, uno sceneggiatore, sono un trainer per altri attori. Da attore ho piano piano cominciato a capire quali potevano essere delle problematiche legate alla professione per me, e poi ho cominciato a cercare delle soluzioni per me, e poi ho visto che qualcosina cominciava a funzionare per me e ho cominciato a codificarla e a condividerla per tornare utile anche agli altri. E quindi da 6 anni ho costruito una sorta di, che io la chiamo palestra per attori, e porto avanti in questa modalità tante cose, come attore, come regista, come sceneggiatore, come trainer, come performer, come storyteller, come racconto storie. In generale racconto storie. Ma quali sono le caratteristiche che una persona deve avere per far l'attore? Esistono infiniti modi di fare questa professione, io dico magari quello che piace a me. La curiosità è tutto per me, la voglia di scoprire il nuovo o di conoscere il diverso, l'altro, avvicinarsi, no, all'altra persona, mettersi in gioco, le sfide, imparare cose nuove in breve tempo. Io ho fatto il centro sperimentale, che è la Scuola Nazionale di Cinema, corso di recitazione. L'anno in cui entrai io, il 2004, era l'anno in cui Giancarlo Giannini prese in mano le redini del corso di recitazione, e quindi avevamo Giancarlo Giannini come referente, cioè 20 anni e Giancarlo Giannini accanto, no? La cosa bella di quegli anni fu che Giancarlo Giannini con noi ci usò un po' come cavie, essendo il primo anno sperimentò tante cose con noi, entrammo in contratto con tanti personaggi, anche non per ultima Lina Vermeulen, la prima proprio ieri sera all'Oscar, alla carriera. Una volta ci venne a fare un corso sulla poesia Arnoldo Foà, uno dei più grandi attori proprio classici italiani di tutti i tempi. E io mi porto la sua definizione di fare l'attore, perché è semplice, però secondo me racchiude tutto. Perché lui disse, con quella sua voce potente, insomma, se presente, fare l'attore significa saper fare 20.000 cose. Basta. Cioè, semplice, però è vera, cioè è questa, io quindi me la porto dentro. Condizione imprescindibile per un attore è quella di riuscire a saper fare 20.000 cose. Aggiungo, e se non le sai fare, fingere di saperle fare, oppure imparare a farle nel minor tempo possibile. Questo è un po' quello che io mi do come obiettivo, poi alle volte ci riesco meglio, altre volte no, però insomma questa è la strada. Ed è quello che insegni anche ai tuoi corsi. Questo è un termine che a me tocca molto, perché non credo che, cioè io non sono un insegnante. Io condivido pezzi della mia esperienza, le cose che mi sono tornate utili, che mi tornano utili, oppure anche le cose che ho sperimentato con altri attori e che ho visto possano funzionare. Però non mi reputo un insegnante, perché preferisco pensarmi un condottiero in mezzo all'arena che fa la battaglia insieme agli altri, poi magari ritorna un attimino in separata sede e decodifica qualcosina, però non mi piace a me, su di me, il termine di insegnante. Sei su Wikipedia, lo sapevi? Sì, sì. Sono su Wikipedia, sì. Sono wikipedizzato, sì. Sono nell'enciclopedia, ecco. Leggendo il tuo profilo professionale si legge che hai fatto cinema, che fai televisione, cortometraggi, teatro. Cosa ti piace di più di queste cose? Tutto? Allo stesso modo o hai una preferenza? Credo che siano fasi, su di me vedo che ci sono delle fasi, dei periodi di vita. Negli ultimi anni mi sono dedicato molto al cinema e alla televisione. Adesso sento proprio un richiamo al live, al teatro.
Quindi non c'è una cosa che realmente preferisca tra queste cose. Mi piacciono cinema, teatro, televisione, anche la radio o la voce, il lavoro sulla voce. In questo momento, per esempio, mi sta chiamando molto forte il concetto di tornare ad avere una sorta di connessione diretta col pubblico, e quindi il teatro, quindi sto scrivendo delle cose per il teatro e quindi poi a breve ti inviterò, tra l'altro. Ah, beh, io vengo. Per forza. Sì. Sei una persona molto determinata e anche nel tuo percorso traspare che sei molto determinato, hai fatto tantissime cose. La timidezza e l'emotività non fanno parte di te? Assolutamente sì, sono una parte fondamentale di me. Credo poi nel corso del tempo magari uno si conosce un po' meglio. Io mi reputo una persona estremamente invece fragile, estremamente fragile. Allora forse magari alle volte invece metto una corazza che mi aiuta nella vita di tutti i giorni. Uno tende sempre a pensare che un attore sia un estroverso, estrione e che non abbia paure. Io non lo so se esiste al mondo una figura di questo tipo, ma di sicuro non sono io. Semmai c'è un percorso di crescita, è proprio quello di riuscire a riconoscere le proprie paure, le proprie fragilità e non nasconderle semmai, ma anche proprio comunicarle. Questa è una parte molto, molto delicata, no? di questo viaggio di scoperta, perché poi fare l'attore per me è un viaggio di scoprire prima di tutto chi sei, chi sono, cioè quindi ti metti in certe circostanze e poi dici: oh, wow, guarda che cosa mi è successo qui. Allora vuol dire che, oppure anche alcune volte i personaggi, interpreti dei personaggi che fanno delle cose o dicono delle cose, tu devi entrare in qualche modo a cercare di comprenderli, e attraverso questo dialogo silenzioso che si innesca alle volte con i personaggi tu vai a capire qualcosa di più di te, o anche proprio in generale delle dinamiche degli esseri umani. Quando tu devi interpretare un personaggio, ti devi identificare in lui. Ci sono dei personaggi scomodi anche, no? Wow, certo. Come si vive il rapporto con il nuovo personaggio? È un processo estremamente variabile. Almeno su di me non seguo un modo solo. È come proprio riuscire a conoscere un'altra persona. Magari alcune cose ti possono aiutare, però poi è un processo simbiotico che si innesca piano piano ed è molto diverso a seconda del progetto, della realtà, del regista che ti segue, di quanto è vicino o lontano da te questo personaggio, da quanto riesci a comprenderlo. Di base, una cosa che mi aiuta sempre e che sulla quale proprio devo lavorare tanto è proprio il concetto che bisognerebbe essere, Gassman dice, i migliori avvocati del proprio personaggio, che significa che anche se interpreti un personaggio terribile, tu da attore che devi interpretarlo non puoi metterti nella condizione di giudicarlo, perché se no non puoi recitarlo, non puoi interpretarlo, non puoi esserlo. Quindi fondamentalmente devi riuscire a metterti in un luogo in cui ami incondizionatamente il tuo personaggio, a prescindere da ciò che dice e ciò che fa. E questo è più facile alle volte quando magari ci diamo personaggi positivi, però invece diventa più complesso quando devi recitare personaggi negativi. Però è lì che invece poi fai un click importante, no? Quando riesci realmente a metterti in un luogo di non giudizio, anzi, non di non giudizio, proprio di amore, cioè che tu riesci in qualche modo da attore dentro di te a trovare uno spazio per poterlo difendere, poter dire: guarda, è giusto quello che sta facendo, anche di fronte alle cose più terribili, perché altrimenti non puoi raccontarlo. Poi magari, che almeno magari non si fraintenda, magari quella storia serve proprio invece a raccontare che quell'orrore nasce per un motivo o quanto è sbagliato quell'orrore. Sì, certo. Devo interpretare Hitler, non ti sto dicendo che Hitler aveva ragione, però non posso interpretarlo se non penso che in qualche modo, se non riesco a trovare io dentro di me il link che mi dica che Hitler in qualche modo aveva ragione. È terribile, però è ciò che anche ci affascina quando noi vediamo le grandi interpretazioni, no? Sì, perché ti cali proprio in quel personaggio, tu sei lui. Anche qui c'è un mondo, no? Delle scuole di pensiero meravigliose, totalmente diverse. E io non sono di una fazione piuttosto che dell'altra, io sono della famiglia del basta che funzioni. Da attore non mi interessa essere un purista di un metodo piuttosto che di un altro, di una scuola di pensiero piuttosto che di un'altra. A me mi interessa che quando arrivo nel lavoro io riesco a farlo al meglio, e quindi per me io prendo tutto. Per questo mi piace tanto andare a studiare, continuo a studiare anche adesso, a seguire i migliori coach a livello internazionale, a fare esperienze personali, perché più strumenti riesco ad avere, più aumento le possibilità che possa fare un buon lavoro quando poi è il momento di aprirlo, il lavoro. Per quanto riguarda lo studio, cosa studi? Anche questo è parte di un processo, mi accorgo.
si parte con la recitazione e quindi con tutto quello che possa essere lo studio delle tecniche che ti aiutano a entrare in contatto con le tue emozioni, conoscerle e poi magari riuscire ad esprimerle, no? Perché poi fondamentalmente recitare, soprattutto nella realtà moderna, sia nel cinema ma anche ormai nel teatro, non si insegna a recitare, si insegna a contattare le proprie emozioni e a poterle utilizzare nel lavoro. È un po' questo lo switch, no? O almeno quello che a me piace fare. E quindi si parte con la recitazione, ma poi lavorando con gli esseri umani, allora nel mio caso mi interessa tutto ciò che mi aiuta a capire e a comprendere meglio gli esseri umani. E quindi corsi di formazione, PNL, formazione classica. Sono stato da Tony Robbins a Londra per il suo viaggio meraviglioso su il suo corso in cui si cammina sui carboni ardenti. Sono stato a fare ritiri con Thich Nhat Hanh, che è invece dall'altra parte un monaco vietnamita molto importante, che ha costruito un percorso buddista molto forte. E al tempo stesso, quindi, però non sono buddista, mi ritengo comunque cattolico. Quindi la religione, la filosofia, la scienza, l'arte, Story di Robert McKee, un libro bellissimo dedicato agli sceneggiatori. E Robert McKee è un grande sceneggiatore che ha fatto scuola tra gli sceneggiatori. E nella prefazione lui ti fa una piccola introduzione e, come tutti questi grandi personaggi, nella sua piccola introduzione ti apre un mondo, perché lui ti dice fondamentalmente che ogni essere umano, a un certo punto, che ha cominciato ad avere un po' consapevolezza di sé, si è chiesto la domanda fatidica: che cosa sono, cosa ci faccio qui? E per rispondere a questa cosa ha creato l'arte, la filosofia, la religione e la scienza. Quando un grande artista riesce a semplificarmi così il complesso mondo di cosa siamo e come facciamo, mi ha toccato molto questa definizione, no? Quindi quando tu mi dici cosa studio, ecco, io sono un appassionato di questi quattro elementi: arte, filosofia, religione e scienza. E non mi fermo solo su un tassellino, perché essendo curioso cerco meglio che posso di andarle ad indagare da tanti punti di vista, sia l'arte, che la filosofia, che la religione, che la scienza. Tornando ai tuoi personaggi, qual è quello più scomodo e quello che ti è piaciuto di più interpretare? Per i motivi che ti ho detto prima, non ti posso dire qual è quello più scomodo, perché altrimenti vuol dire che non sono riuscito a domarlo abbastanza. Allora, quello che ti è piaciuto di più? Cioè, sicuramente ci sono personaggi che ti piace più interpretare, ma perché? Perché magari riescono a fare o a dire delle cose che sono, non lo so, più fighe, dove c'è più gusto. Tra questi c'è sicuramente un film che purtroppo ha una storia tutta particolare, che è L'isola dell'angelo caduto, che è il primo film, è unico per il momento, di Carlo Lucarelli. In questo libro di Carlo Lucarelli, L'isola dell'angelo caduto, c'è proprio un personaggio che tu, quando lo leggi, dici: Madonna, che meraviglia questo personaggio. E io ho avuto la fortuna di essere proprio scelto per interpretare quel ruolo, che è Valenza, che è il nome di questo personaggio. Che è un personaggio, un anatomopatologo confinato, è un personaggio incredibile, brillante, curioso, capace di mille sfumature, che appare e scompare. Felicissimo di interpretare questo ruolo. Il film è stato presentato, tra l'altro, al Festival di Roma nel 2012, ma poi per una serie di sfortunatissime concomitanze, purtroppo il film non è mai uscito nelle sale, e sono riuscito a recuperare, perché era anche irrecuperabile, sono riuscito a recuperare una copia solo qualche mese fa grazie a un'attrice, Sara Sartini, che è nel film e che, fatalità, nel corso degli anni aveva messo da parte, non si sa come, una copia di questo lavoro. In tutto e per tutto è, secondo me, ancora oggi il personaggio più bello che io abbia potuto interpretare, perché è un insieme di fragilità, sfumature, ma anche forze, genialità, sinergie, capacità che è raro incontrare in un personaggio, in un film solo. È come se confluisse in sé un insieme di sfumature che, nel mio caso, sono proprio la gioia quando riesci a prendere personaggi di questo tipo. Quindi per te è la felicità è questa anche? Sì. Quando io riesco, i momenti in cui proprio sto in pace con me stesso, sono quando io riesco a finire un lavoro, un film, una cosa a teatro, e so che ho dato tutto, e so che dentro ci ho messo tutto quello che io potevo, che pensavo, che sentivo,
E ovviamente poi fa anche piacere che questa cosa arrivi e quindi, che, come posso dire, le persone la accolgano bene. Ecco, sì. Quel momento io mi dico, wow, che figata. Dura poco, poi tocca ricominciare. Vabbè, ma la felicità sono momenti, si sa. È complicato tornare se stessi dopo aver interpretato una parte? Dipende sempre quanto è distante da te questo personaggio. Alle volte no, alle volte basta, anzi alle volte uno magari da attore si complica un po' la vita. Almeno io molto spesso me la complico. In realtà magari alcune volte il personaggio è molto vicino e tu non te ne accorgi. E quindi ecco, nel corso di questa ultima fase, degli ultimi periodi, sto cercando proprio di capire questa cosa. Quindi in quel caso sei tu, una parte di te, quella parte di te che è questa, per esempio, che sto parlando con te, potrebbe essere benissimo un personaggio all'interno di un film, quindi tornare in te non è così complesso. Invece ci sono altri personaggi dove invece magari devi andare a toccare delle cose che non, delle zone, delle emotività, delle sensazioni, dei sentimenti che magari nel corso della tua giornata quotidiana non vivi in maniera così costante. Oppure sono personaggi che fanno delle cose che tu non faresti mai, uccidere o altro. Secondo me la cosa più difficile non è tanto poi tornare a te, che tanto poi ci riporta la vita, quanto riuscire a rimanere concentrati su quello che è quella sfumatura, quella parte di te che tu devi riuscire a prestare al personaggio. Quella è la parte più complessa del lavoro. Riuscire a rimanere nella mentalità, no? Nel processo mentale, nel processo dei pensieri, nelle abitudini, nella fisiologia che cambia rispetto al personaggio. Poi a me piace lavorare, quando mi capita un bel personaggio, mi piace cambiare. E quindi magari alle volte non mi riconosci perché dici, ma quello ero io. E magari tu non mi hai riconosciuto, perché mi piace trasformarmi. A questo punto della tua carriera, hai ancora un sogno nel cassetto? Ne hai tanti, un cassetto pieno? Ah, guarda, i sogni, cioè nel momento in cui hai finito i sogni, cioè è finita la vita. Quindi certo, ce ne sono mille, ce ne sono tantissimi. Che progetti hai adesso? Sto lavorando su un'idea che voglio portare a teatro, perché voglio proprio trovare una modalità anche un po' sperimentale. Mi piace sperimentare cose nuove in cui io possa trovare il mio modo di comunicare queste cose attraverso invece uno spettacolo, con lo scopo di riuscire a recuperare quel significato che il teatro dovrebbe avere, che è un rituale. A me piace molto l'origine delle cose. Noi veniamo da tribù di cacciatori raccoglitori, no? E allora questo concetto, tra l'altro proprio qui, guarda, c'è un libro che è Sapiens, che è di Harari, che è uno dei miei libri preferiti, e ti aiuta a capire da dove veniamo come animali Sapiens. E allora tornare alle origini, quando intendo proprio non le origini tue personali del paese, ma proprio le origini dell'uomo. Noi veniamo da queste tribù che si sono messe insieme di cacciatori raccoglitori, e che la sera si radunavano intorno a un fuoco e riuscivano in qualche modo a raccontare, no, questi personaggi. I primi attori sono dei cacciatori, e quindi avevano lo scopo di far sentire questa tribù più protetta, al sicuro, raccontando storie, quello che avevano fatto, divertendoli, facendoli prendere degli spaventi, delle cose, ma essendo fortemente a servizio di questa capacità di essere un collante sociale. In quel caso la società era più semplice, era una tribù fatta di 30, 40, 50, 150 individui. Adesso le società sono un po' più grandi, però a teatro 150. Mi piace molto questa cosa e sto cercando un modo, proprio anche a livello strutturale, di poterlo fare, essendo veicolo di questa cosa. Cioè, non semplicemente uno spettacolo in cui tu vai a vedere un attore che fa una cosa, ma uno spettacolo in cui tu vai a vedere un attore che fa una cosa, che sai che ha questo scopo. Che secondo me, cioè io ci andrei a teatro a vedere una persona che... un artista che riesce a fare questo, e ovviamente sto dicendo che non ci siano, ci sono realtà che fanno grandi artisti che riescono a fare questa cosa. Voglio trovare il mio modo. Cosa diresti a un giovane che vuole far l'attore, che è indeciso? Sei indeciso? No, non voglio essere troppo duro. Sei indeciso, non è la sua strada. No, ma allora devi veramente capire se è una cosa che puoi fare a meno, se è un capriccio o se è un richiamo più grande di te.
Perché dico questo? Non perché sia una cosa trascendentale, condivido quella che è la mia esperienza. Ogni mestiere oggi racchiude delle difficoltà, delle sfide. Quello dell'attore è proprio per antonomasia, è proprio il pacchetto. Se vuoi fare l'attore, devi prendere un pacchetto fatto di tante caratteristiche. Noi vediamo magari alle volte solo il glamour, no? Il red carpet, gli Oscar di stanotte, ma non sappiamo dietro quante notti insonne, quanta solitudine o difficoltà un artista in generale nel quotidiano è chiamato ad affrontare, no? Quanta forza deve avere per affrontare i no, le ingiustizie, un mestiere che sicuramente non è puramente meritocratico. Allora bisogna essere tanto forti. Questa forza non credo sia innata, un po' la costruisci, un po' è data da che non puoi fare altro. E in quel caso, quando ti accorgi che invece è una roba che tu vuoi perseguire, allora ti dico studia. Studia, studia, studia. Oggi più che mai abbiamo migliaia di possibilità che non c'erano quando ho cominciato io, di poter studiare, confrontarsi, sentire come ti risuonano certe cose. E prima si comincia a studiare, a capire quali sono le persone, i personaggi da seguire, gli insegnanti giusti, le scuole giuste, le filosofie di pensiero che comunque sono funzionali al momento attuale, prima riesci in qualche modo a metterti in linea e soprattutto a trovare il tuo modo di fare questo mestiere, perché come appunto diceva, parafrasando il finale di sempre la frase di Arnoldo Foà, significa sapere fare 20.000 cose, è perché questo mestiere può essere fatto in 20.000 modi, forse 20 milioni di modi diversi, e il nostro compito è proprio cercare di capire qual è proprio il mio modo di fare questa cosa. E poi, insomma, bocca al lupo. Grazie Daniele. Grazie. Ci verremo a vedere a teatro, sicuramente. Ti faccio sapere allora. Grazie mille. Grazie a te, grazie. In bocca al lupo per tutto. Viva il lupo, in bocca al lupo anche a te. Grazie. Grazie a chi ci ha ospitato. Eno, libreria Ciurmo, a Parma, via Imbriani 56. Posto pazzesco. Da Franco. C'è Franco. C'è Franco, è qui. Che è un grande. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Ciao.